un'idea, una serie di apparecchi, un posto in cui lavorare in segreto. Tutto l'occorrente è a sua disposizione. Egli inizia il lavoro cercando di far passare un'assicella di legno attraverso un blocco d'acciaio. Sembra incredibile, ma egli ha assoluta fiducia nella sua teoria. Forse ci riuscirà questa notte. Molti precedenti esperimenti sono falliti, ma spinto dalla perenne ossessione che ci si può riuscire, egli non bada agli insuccessi del passato o ai pericoli del futuro. Egli si interessa solo della pura teoria. Maggior potenza, maggior rischio. Ora è l'acciaio contro l'acciaio. Due oggetti possono occupare lo stesso posto nello stesso momento in determinate condizioni. Egli sa che la sua teoria è esatta perché risulta dai suoi calcoli alcune preziose pagine che rappresentano anni di studio e di esperimenti. Ma quello che egli non sa è che la sua ossessione trasformerà un uomo in un mostro, un uomo la cui vita verrà completamente distrutta mentre egli passerà la soglia della quarta dimensione. Il vostro grande contributo alla scienza, Nelson? Voi credete che io ne goda, signor Wells? Dovevo immaginarlo. Un uomo che ha perduto tutti gli impieghi, che si è presentato con referenze che non valgono la carta su cui sono scritte. Se non fosse stato per vostro fratello, mi pagavo perché lavoraste per me. Non per quei vostri fantastici progetti da pazzoide. Signor Wells, mi dispiace. Lo credo. Ma come ho potuto illudermi? Contro ogni lampante evidenza. Vi avevo assunto perché valgo qualcosa. Ed ecco il risultato. Mi costerà almeno $100,000, ma a voi cosa importa se io finirò in mezzo a una strada? Sentite, signor Wells, ditemi solo di andarmene e io me ne andrò. È inutile farla tanto lunga. Almeno vi è rimasto un po' di buon senso. Come si fa per entrare? Ci vuole un passe. Mi chiamo Tony Nelson. Mio fratello lavora qui. Siete il fratello del dottor Nelson? Sì, esatto. Allora venite con me. Io credo che possa entrare. Linda, Scott ci sta aspettando. Vuole finire quel lavoro questa mattina? Vengo subito. Sì, Fred, ho capito, ma siamo tutti occupati in questo momento. Fatelo aspettare giù all'ingresso. Grazie. Ecco fatto. Linda, cieni con me questa sera. Domani sera. Oh, scusami. Il guaio è che ti sei abituata a questo trattamento delicato da principe azzurro. D'ora in avanti adotterò il metodo dell'uomo delle caverne. Scott ci sta aspettando. Scott potrebbe non essere sempre lui il capo del reparto. Un giorno potrei diventarlo io. Se è a questo che aspiri, tutti i miei auguri. Non lo credi possibile, vero? È il fabbricato numero 3, dalla parte opposta. Ah, e come ci si arriva? A piedi? Non c'è fretta. Vostro fratello ora è occupato con un esperimento di laboratorio. Useremo il reattore numero 3 cominciando fra 30 secondi. Pronto, Roy? Ok. Avvia il carrello. Scott.
qui, io scendo giù. Scott, non esporti. Se insiste in queste esibizioni, uno di questi giorni lo vedremo allo stato di bistecca ben cotta. Esaurisci il blocco in modo che non ci siano problemi di contaminazione. Il paziente è morto. Le solite formalità. Caro Roy, c'è una sola formalità che non ti preoccupa. Ed è di spiegare a dottor Cargan cosa è andato male oggi. Non mi sembra che ti sia dispiaciuto troppo. Faccio la spia. Come stai, Tony? Siediti un momento, devo andare ad una riunione per qualche minuto. Che fabbricate? Sì, è cargonite. Cargonite? Deriva da Cargon. Tutto quello che si produce in questo stabilimento deve portare il suo nome. Chiunque sia stato l'inventore, Questo non è giusto, Scott. Chi fa il lavoro deve averne il merito. Ci sono cose più importanti nella vita. Oh, mamma, non sei cambiato da un millimetro. Ma mio celebre incompreso fratello maggiore, sono lieto di rivederti. Sono contento anch'io. Dici sul serio, Scott? È passato tanto tempo. Ho capito, me ne vado. Tony. Mi hai fatto piacere. Però parleremo più tardi, Niente altro per oggi, Scott. Roy, vieni avanti, ti presento mio fratello. Tony, il signor Roy Parker. Salve. Dovreste andare d'accordo. Roy è laureato in elettrodinamica al Berkeley. Oh, è un ottimo istituto. Siete venuto per ragioni di lavoro? No, niente lavoro. Piacere? Ammesso che essere disoccupati sia un piacere. Roy, lasciamo stare per questa sera. Lunedì proveremo un'altra volta. Bene. Molto lieto. Possiamo andare. Oh, Linda. Oh, non ho avuto tempo di cambiarmi ancora. Ci metto 5 minuti. Ciao, Tony. Hey, salve. Non siate tanto sorpreso. Sono io la buona fatta che vi ha fatto entrare. In tal caso, tante grazie. Ah, fra poco vado a cambiarmi. Mi mancherete. Non per molto. Saremo a cena insieme. La tua assistente? Segretaria e assistente. Lavorerei volentieri qui se potessi procurarmene una così anch'io. Non se ne trovano più, ma sono contento che ti piaccia. Presto le chiederò di sposarmi. Oh, Scott, è magnifico. Congratulazioni. Ehi, offro io la cena stasera. Accetto. Se mi presti $20. Non è il posto ideale per una riunione familiare? Sì, credo che sia proprio il posto ideale. Oh, cucina di classe, è la mia passione. Che cosa stai disegnando? No, voglio vederlo. Probabilmente è pieno di significati nascosti. Beh, se lo vuoi sapere, è un autoritratto. Che cosa hai in mente di fare? Seguirò il mio triste destino. Non hai progetti? Non esattamente. Perché non resti a lavorare qui allo stabilimento? No, io... Perché no? Sapessi quante volte Scott ha detto che gli sarebbe piaciuto di averti qui con lui. Tony, perché non accetti? Ho dei problemi che tu potresti risolvere facilmente. Resta almeno un paio di mesi. Io... Tony, Scott ha bisogno di te qui. E vedrai che ti piacerà. E tu come fai a saperlo? Questione distinta. Poi ho voglia di ballare. Io no. Mi fai sentire vecchia e brutta. Ah, scusami. Permetti?
so che mi sistemerò con gli esperimenti atomici. Con i miei precedenti esplosivi sono proprio l'uomo che ci vuole. Perché non parli seriamente per un minuto? Perché non rimani? Scott vuole che resti. E io sto imparando a conoscerti. In tal caso sarei dovuto partire ieri. Oh, non direi. Sembri così tranquillo. Perché non trovi una compagnia per Tony e ce ne andiamo fuori? Buona idea. Che ne dici, Tony? Conosco tante belle ragazze. Ti ringrazio tanto, ma non mi va. Oh, Scott, non mi dire che tuo fratello minore è un uomo dal passato misterioso. Coraggio, dimmelo. C'era una fiamma? Beh, devi chiederlo a lui. Oh, no, Tony non ci fa caso. Lui prima spezza i cuori, poi prosegue allegramente per la sua strada. Interessato soltanto alla scienza. Hai già capito, vero? È l'intuito. In qualche cosa oggi, a costo di morire. Scott! Scott, perché te ne vai? Ho dimenticato di fare una cosa. Tony, accompagnala tu a casa. Non l'ho capito. Via l'altro blocco. Avvertitemi appena è finito. Devo ricontrollare il procedimento. Restate qui, torno fra un minuto. Non dirmi che scendi giù un'altra volta. Voglio vedere ciò che sfugge al monitor. Non ti esporre a troppi rischi. Il governo sarà contento lo stesso se ci riuscirai fra una settimana o fra un mese. Ok.
Tony, vedo che hai deciso di rimanere. Non sono venuto per l'impiego, Scott. Ho bisogno di parlarti. Ho deciso di andarmene. Se non ti va il ponte, è inutile parlarne. Non è questione di lavoro. Ora non ho tempo, stiamo facendo un esperimento. Ma è una cosa importante. Importante? Tu sei un bel tipo, se il lavoro non è importante per te, che cosa c'è di importante? Scott, qui è tutto pronto. Sì, sto salendo. Ne parleremo questa sera. Non ci sarò questa sera. Partirò oggi pomeriggio. Ma perché questa fissazione? A me occorre un laboratorio, l'attrezzatura, la libertà. Perché hai deciso di andartene? Scott, dove sei? Scott. Non posso restare. Se rimanessi, potremmo pentircene. Io devo lavorare, non ho tempo per gli indovinelli. Devo metterlo su un vetrino e fartelo vedere al microscopio. Svegliati! Quando capirai qualcosa. Non so di cosa stai parlando. Ho qualche migliaio di dollari e te li darò volentieri, ma voglio sapere a cosa ti servono. Scott, questa volta forse ci siamo. Io non accetto regali. Se non vuoi prestarmi il denaro, ne farò a meno. Io ti prenderei a pugni. E fallo. Avanti, fallo. È riuscito, Scott, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Basta così, grazie signore. Signori e signore, giorni fa in questa stanza io vi passai un articolo dattiloscritto intitolato Cargonite. Poi mi trovai nella imbarazzante posizione di dovervi chiedere di considerare la notizia temporaneamente riservata per motivi, diciamo, di sicurezza. Oggi invece, e con grande orgoglio, posso dire a tutti, via alla stampa. Dottor Cargon, è prevedibile che la cargonite rimpiazzi l'acciaio nelle costruzioni, trasporti e così via? Beh, io non vedo alcun ostacolo. Però attualmente il governo è più interessato agli usi militari e difensivi di questo nuovo materiale. La cargonite è una vostra invenzione, vero dottore? Beh, io non oserei dire tanto. Che io sia capo di questo stabilimento è vero. Ma qui si lavora insieme. Sarebbe impossibile che un uomo facesse tutto il lavoro da solo. Per esempio, il reparto che ha portato questa invenzione alla fase di realizzazione pratica, diretto dal dottor Scott Nelson, è composto da un nucleo di giovani scienziati che abbiamo riunito qui. Il reparto così abilmente diretto dal dottor Scott, come si chiama? Sì. Quello è proprio un istrione. Beh, almeno si è ricordato il nome del metallo. Cargonite. Tony? Sì? Lieto di trovarti qui. Il mio treno parte fra un'ora. Stasera dobbiamo festeggiare l'invenzione della cargonite, il primo metallo impenetrabile. Io non ci credo. Ma lo abbiamo più che dimostrato. Non è a me. Può essere penetrato. Di come ti pare. Non vuoi credermi? Procuramelo un pezzo. Procuratelo da te, te l'ho già detto. Se vuoi lavorare con la cargonite, dirò al capo di assumerti. No, non sarei capace di lavorare qui. Ma tu non sei capace di lavorare in nessun posto dove ci sia da lavorare. Ti piace ricullarti con le tue teorie e vivere come un alchimista del XVI secolo. Scopro che non potrei lavorare qui. Né in nessun altro posto. Credi che questa cargonite rappresenti un'eccellente difesa? A prova di bomba, di proiettili, di calore, assolutamente impenetrabile. È un'idea fissa, lo sai. D'accordo, è una mia idea, ma me la desti proprio tu. Scott, vuoi sederti e darmi retta per 5 minuti? Prova. Scott, ti ricordi che quando io andavo ancora a scuola mi mostrasti la foto di un pezzo di piombo e un pezzo d'oro da un certo museo di scienze? Sì, quello di Parigi. Vedi che ti ricordi? Dunque, c'erano questi due pezzi di metallo che in un certo periodo di tempo erano cresciuti insieme, dico bene? Allora senti,
Ci vollero 50 anni perché oro e piombo si mescolassero. Ma cosa accadrebbe se noi potessimo accelerare questo processo? E non parlo solo di oro e piombo, parlo di tutto. Cemento, legno, acciaio. Che fine farebbe la tua carbonite se io la perforassi con un pezzo di legno? Tony, è impossibile. Certo, dato che non posso avere la carbonite. Ma parliamo dell'acciaio e di una matita da disegno pura e semplice. Che cosa mi rispondi adesso? Io l'ho fatto. Oh, ora mi ritieni completamente scemo, eh? Allora aspetta un momento lì dove ti trovi. Non ti muovere. Non muovetevi nessuno dei due. Nel centro. Ma osserva, la matita non ha perforato l'acciaio. Non c'è legno né grafite incorporato nel pezzo di metallo. All'interno della piastra, gli atomi venendo a contatto si sono mescolati. Tu hai fatto questo? 4 anni fa. Ci arrivai per caso. Poi l'apparecchio andò distrutto e non riuscii più a riprodurlo. Non avevi degli appunti? Li avevo. Si sono bruciati. Stammi bene a sentire. Io lavoravo sulla teoria di amplificare i campi atomici. Avevo costruito un campo di forza, ma in quel momento, quando la matita si fuse con l'acciaio, l'apparecchio non agiva sui materiali, agiva su me. Spiegati meglio. Volontà. Come hai fatto? Con la volontà. Col tuo cervello, con potenze occulte? E hai studiato tanto per diventare uno stregone? Ripetevo a me stesso che era possibile. Dicevo che doveva riuscire ed è riuscito. E il tuo apparecchio, la trappola per trasformare in oro piombo? Amplificò le onde elettriche del mio cervello a un'intensità tale che non ho più potuto raggiungere. Ma in quel momento fu la volontà. Per favore, mi metti paura se te ne vai in questo modo. Non volevo spaventarti, scusa. Ero arrabbiato. Tony, sarò sincera con te. Non so se credere alla tua storia o no, ma almeno ora so che cosa ti preoccupa. Credi? Cos'è? Fino a poco tempo fa conoscevo solo una parte di te. Non so se ti sia riuscito solo per volontà, ma è evidente che tu l'hai creduto. E io credo in te. Non ti basta? Credo di sì. Vogliamo tornare indietro? No. Questa è la seconda volta che tenti di fuggire da me. Linda, sei la donna di mio fratello. No, sono la tua donna. Linda, ti prego, lasciamo stare. No. E niente potrà cambiarlo. Partirò col primo treno domani mattina. Se non ti amassi, avrei perso la pazienza. Oh, Linda, è una storia che si ripete. Gli ho già portato via un'altra ragazza. Dovevano sposarsi. Ma è venuta con me e siamo fuggiti insieme. Ti rendi conto? Ho capito, Tony. Durò un mese. Era niente di buono. Me ne accorsi quasi subito e Scott avrebbe fatto altrettanto. Ma credi che se gliel'avessi detto avrei cambiato la situazione? Le volevi bene? A quell'epoca. A me vuoi bene? Io provo molta simpatia per Scott.
Ma niente altro. Non vorrei che ci odiassimo tra fratelli. Dove lavorerete? Molto bene. Allora, credo sia giunto il momento di dirvi benvenuto fra noi. Grazie. Oh, Scott è l'unico in questo reparto che abbia una stanza separata. Potete usare questo armadio. Non si farà niente di importante fino ad oggi pomeriggio. Andiamo a pranzo insieme? No, non preferisco rimanere qui ad ambientarmi. Bene. Roy, per procurarsi i materiali, a chi si devono richiedere? Bisogna prima riempire un buono di prelevamento. Scott è l'unico che può autorizzarlo, quindi dovrete sempre rivolgervi a lui. Va bene. Io ho cercato di avere pazienza, come mi avete consigliato, ma non mi trovo molto meglio di prima. Anzi, forse un po' peggio. Che vuol dire? Tony Nelson. Tony? Ah, il fratello di Scott. Oh, ma che volete che sia? È provvisorio. Voi siete prezioso per il reparto. Sarei ancora più prezioso se avessi un mio laboratorio. Oh, su, Parker. Ancora un po' di pazienza. Non posso iniziare un nuovo progetto se qualcuno non mi sottopone una nuova idea. Non sei andata ancora a colazione? No. Che cosa stai scrivendo? Potevi dettarmela, no? No, grazie. Ma devi mettere qualcosa nello stomaco. Sì, mamma. Su, andiamo. Quando hai deciso di dirglielo? Presto. Sono giorni che lo ripeti. Beh, eviterei di dirglielo ora. Cargan non gli ha dato troppe soddisfazioni. Vuoi che glielo dica io? Gliene parlerò questa sera. Senti, Brian, non faresti prima a dirmi di che si tratta? Radiazioni? Neanche la minima traccia. Ma allora perché il dolore? Ho un tumore? No. Non hai nessun tumore e nessun male al cervello. Anzi, il tuo cervello è talmente efficiente che... Aspetta. Giudica da te stesso. Ti ho chiesto di ritornare perché desideravo ripetere gli encefalogrammi. Io so il genere di lavoro che fai. Per questo ti voglio tenere sotto un continuo controllo. Io pensavo che dal tracciato degli impulsi elettrici emessi dal tuo cervello... Brian, io so qual è il procedimento, lascia stare. Dimmi solo i risultati. Tu sai che queste linee costituiscono la misura dei piccoli impulsi elettrici del cervello. Invece, i tuoi impulsi sono così forti, come io non ne ho mai visti di simili. Per questo ho voluto ripetere l'indagine. Scusa un momento, tu vorresti dire che ciò che causa il mal di testa sono gli impulsi? Mm-hmm. Come? Non lo so. Forse il tuo lavoro. Un effetto di radiazioni che finora ci è sconosciuto. Ho capito. E cosa dovrei fare? Che pericolo corre il cervello? Io ti consiglierei di andare in città.
sottoporti a una serie di controlli in un ospedale. Stare una settimana, anche due. Brian, ma chi mi dà tutto questo tempo? Scott, dammi retta. Devi renderti conto che per ognuno di noi ci sono cose più importanti del lavoro. Sei tu, cosa c'è? Non lo so. Volevo... Ho solo bisogno di parlarti. Anche se non ho niente di speciale da dire. Forse desideravo solo guardarti. Guardarmi? Sì. Ti sembra strano? Vieni avanti. Mamma? No, cara. Oh, ciao, Scott. Torna in camera tua, cara, e mettiti a letto. Vorrei un bicchiere di limonata. Ne hai già bevuti due questa sera a cena. Sai che ti succede se bevi troppo. Ma io ho sete, Linda. Va bene, prendine mezzo bicchiere. Ma fa presto. Voglio che mamma ti trovi a letto quando tornerà a casa. Adio. Oh, Scott, siediti. So che alla signora Sullivan non garba che tu riceva visite la sera. Oh. Figlia, questa sera c'è qualcosa di nuovo? Non lo so. Voglio un panino con burro e prosciutto. Beh, adesso mi hai seccato con tutte queste fantasie. Vai di sopra e mettiti a letto. Avanti, avanti. Linda, io vorrei che mi sposassi. Non guardarmi così. Parlo sul serio. Scusami, Scott. Mi hai preso talmente di sorpresa. Non capita tutti i giorni che una ragazza apra la porta e si trovi davanti un uomo che le chiede di sposarla. Cosa mi rispondi? Qualunque cosa ti dicessi, ti dispiacerebbe. Ma voglio sentirla comunque. È per Tony, vero? No, è per noi, Scott. Tu e io. I admire you more than any man in the world. But we both know that's not enough. It was more than that. What you feel for me isn't love. It's habit. Working together, spending so much time together. You depend on me so much. Don't, Linda. It's true. Just don't. Entrare? Siete a piedi? Sì, volevo prendere aria. Ah, e qui non ne manca. Volete entrare? No. Vi sorprende di vedermi fare il turno di notte, eh? A dirvi la verità, preferirei lavorare di giorno. Ma tutto sommato non mi lamento. Ci chiama Parker. Ah, e qui non ne manca. Aprimi per piacere. Subito.
Tony, poco fa ho aperto il tuo armadio e ho preso il tuo apparecchio. Cosa hai fatto? Ho aperto il tuo armadio e ho preso il tuo apparecchio. Non ne avevi il diritto. Lascia stare, non parliamo dei diritti. Ci ho lavorato. Vuoi dire che ti sei convinto che la cosa è possibile? Altro che convinto. L'ho fatto. Questa storia che non può aspettare fino a domani. Dicevate che vi occorreva una nuova idea per un nuovo progetto. Alle 11 di notte? Vedrete da voi che ne valeva la pena. È tutto qui. Questi sono gli elementi più importanti. Se vi interessa parleremo poi del resto. La terza volta che l'ho fatto, non ho provato nessun dolore. Dove sono gli appunti? In giro da qualche parte. Beh, io non li vedo. Aspetta, accendo la luce. No, lascia stare, li troveremo. Fammi vedere come hai fatto. Ti senti bene? Hai una cera orribile. I feel fine. Look, this time I'll try without the rod. Just use my hand. Accendi, eh? Al massimo. Al massimo. Tony. Hai visto? Hai visto che ci sono riuscito? Che cosa ti prende? L'amplificatore non funziona. Hai fatto tutto da solo. Forse non mi serviva. Ma per forza doveva servirti. È la base della teoria, amplificare gli impulsi elettrici del cervello. Qualcuno recentemente mi ha detto che le mie onde cerebrali si comportano diversamente da quelle degli altri. Chissà dove sono quegli appunti.
Bene. Domani andremo da Cargon. Ci faremo dare l'attrezzatura che ci occorre. Questo progetto avrà la precedenza assoluta. Allora? Non c'è un granché. Quanto basta per darvi un'idea delle eventuali possibilità? Sono le vostre note? Portatemi il resto. Ve lo porterò. Avete già i progetti per costruire questo apparecchio? Non ho ritenuto ragionevole spendere tanta fatica in quest'idea senza prima essere in condizione di svilupparla. Vi pare? Non lo dire a Cargon, non lo dire a nessuno. Scott, non possiamo vederne a capo da solo. Devi promettermelo. Scusami, lasciami un paio di giorni per vedere che cosa si può fare. Poi, quando l'avremo capito meglio... Tony, non voglio metterci di mezzo Cargon, non ce lo voglio, devi promettermelo. Vorresti tu il merito? Non lo so, può darsi, non so quello che voglio, chissà. Forse mi lusinga poter fare cose che non riescono a nessun altro. Scott, non ti riconosco, perché tu che mi dicevi sempre... Non mi importa ciò che dicevi. Bene. Andiamocene a casa. Va avanti. No, no, aspetta. Potrebbero esserci conseguenze che noi ignoriamo. Fatti visitare da un dottore. Va avanti. Scott! Senti, lasciami in pace, Tony. Ti ho detto che voglio restare solo per un po'. Prendi la macchina e torna a casa. Capito? Ho cercato di svegliarti questa mattina, ma non ci sono riuscito. Ti senti bene? Certo. Hai una voce strana. Sto benissimo. Senti,
Ho detto a Linda quello che è successo. Lei stenta a crederci e stiamo cercando di spiegarcelo. È evidente che se tu riesci a farlo senza l'aiuto del campo di forza, bisogna cercare di individuarne la ragione. Poi troveremo il sistema perché ci riescano anche altre persone. Non ti pare giusto? Sì. Senti, Scott, Linda è d'accordo con me. Questa faccenda deve essere resa pubblica. Oh, no. Non vuole dirlo a Cargo. Non è nel suo carattere. Va bene, ne riparleremo. Vieni in ufficio. Pronto. Ha riattaccato. Mi ha ordinato di non dir niente a nessuno. Ti confesso che non lo riconosco. Sono preoccupata. Anch'io. Chissà cosa ha fatto ieri sera dopo che l'ho lasciato. Cargon ti sta cercando. Cosa devo dirti? Digli che non vengo in ufficio. Non ti senti bene? Vuoi che venga a casa? No. No. Non mi ci troverai quando rientrerai questa sera. Non fare pensiero, ci vedremo domani. Brian, devi aiutarmi. Scott, sei tu? Sì. Sì, sono io. Ma cosa ti è successo? Non lo so. Ti ho visitato ieri e mi sembravi... Tante cose sono successe da ieri. Ma che cosa vuoi dire? Brian, guarda. Brian, tu devi aiutarmi. Brian! 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 Oddio! Oddio! Deve essere tornato tardi ieri sera. Stamattina dormiva come un ghiro e quindi non lo vedo da due giorni. Non si è mai comportato così. Lo so anch'io. Per questo mi preoccupo. A buon'ora ti presenti a lavorare. Ho tentato di svegliarti stamattina, ma dormivi della grossa. Come va? Tutto bene. Ma questa faccenda mi ha scombussolato. Continuo a credere che ci sia un nesso fra il campo di forza e la cargonite. Tutti i miei studi e tutti i tuoi sulla cargonite riguardavano la struttura molecolare di oggetti inanimati, non persone. Uno scienziato non dovrebbe mai considerare niente impossibile. Guarda, ad esempio, il fatto di Parigi con oro e piombo. Ti chiedevi tu stesso se si poteva accelerare. Ecco quello che hai fatto con il tuo campo di forza. Hai concentrato l'energia di anni in un attimo. Ma ciò significa quarta dimensione. Beh, potrei capirlo con gli oggetti, ma non con una persona. Se uno spendesse l'energia di 10 anni in un minuto, si avrebbero conseguenze nel fisico. Did you hear about Schwartz? No, what? His cleaning lady found a body in the hallway this morning. They can't find Schwartz. Oh, Scott. You mean they think it was murder? No, he died of old age. This guy must have been about 90. Well, do they know who he was? No, and that's the funny part. This guy was wearing Schwartz's clothing. He had his wristwatch and ring, and he even had his wallet. That's terrible. Where do you think Brian could be? Oh, Scott, Dr. Carson wants to see you right away. What do you think?
think of Roy Parker? I like him. Oh, you like everybody. Devo dire che ho sempre ritenuto Parker un perfetto collaboratore, ma non l'individuo capace di formulare teorie sue proprie. Potreste aver ragione, perché? Oh, c'è qualcosa in pentola e volevo orientarmi. E voi che cosa mi dite, Scott? C'è niente? Nessuna novità? No. Voi ne avete? No, era una curiosità. Vedete, voi avete un'intelligenza che apprezzo molto. È attiva, non ristagna. Credevo che ora che la cargonite è già a buon punto, vi foste dedicato ad altri argomenti. No, mi dispiace. Beh, se sbocciasse qualche idea, tenetemi informato. Roy, è stato verificato il reattore numero 3? Un paio di giorni fa, nessuna perdita. Vorrei ripetere l'esperimento, prepara il piano di lavoro per i prossimi giorni. È già fatto. Il reattore è disponibile. Va bene, grazie. Figurati, vai a mangiare? Sì, più tardi. Siete entrato. E cosa volete? Beh, non vi ho detto tutta la verità questa mattina. Ho avuto una o due idee recentemente. Voi ne sapete già qualche cosa. Che cosa volete dire? Dove sono gli appunti? Quali appunti? Cargon, vi avverto che non mi porterete via questa scoperta. No, non ho nessuna intenzione di portarvela via. Nessuno lo farà. Nessuno. D'ora in poi sarò io a prendere. Sì, naturalmente. Credevate di avermi già messo nel sacco? Catalogato e classificato l'ottimo vecchio Scott. Che importa se sfruttiamo il suo cervello? Tanto lui subisce. Che importa se la sua ragazza lo pianta? Che importa che sia annientato dal dolore e dalla paura? Purché il mondo abbia la cargonite, il vecchio Scott non ci farà caso. Che gli ha preso? Invece ci fa caso perché è un uomo, non una macchina. Che cosa volete, Scott? Vi serve denaro? Sì. Ve lo farò avere. Non è sufficiente. Una posizione più eminente? Riconoscimento di... il vostro nome al progetto? Io vi farò avere tutto. Quante cose siete capaci di elencare? Quante? Quanto tempo vi manterrete in vita offrendo ciò che potete fare per me? Vi prego, Scott, vi prego! Ah, no! Non lo eviterete. Vi ho fatto comodo, mi avete sfruttato. Ora mi servite voi. Usurpatore del lavoro e delle invenzioni degli altri. No! No! È peggio di un incubo. Usciremo presto da qui. Ma io lo ricorderò. Me lo hanno fatto guardare. Lo so. Povero dottor Cargo.
Non era una perla, ma certo non meritava questa fine. Scusate se vi ho fatto aspettare, ma devo interrogarvi ancora. Ecco il referto medico, capitano. Volete vederlo? Oh, me lo immagino. Morte per cause naturali. Età molto avanzata. Sciocchezze. Cargo non poteva avere più di una 60 d'anni. Se era Cargo. Era lui. Le impronte digitali corrispondono a quelle depositate in laboratorio. Non è possibile. Io sono logico e mi baso sui fatti. Qui abbiamo a che fare con qualcosa che toglie la vita ad un uomo come si spreme il succo da un'arancia. La segretaria del dottore ha detto che ieri, poco prima di mezzogiorno, il dottore ha avuto un colloquio con vostro fratello. Sapete su quale argomento? È difficile immaginarlo. Cargo spesso veniva in laboratorio per informarsi sull'andamento dei progetti. Ma questo incontro ha avuto luogo nell'ufficio di Cargo. Dov'è vostro fratello, dottor Nelson? Immaginavo che venisse con voi. Non lo so. È uscito dallo stabilimento insieme a voi? No. No, non era ancora venuto in ufficio. Voi abitate con lui, non è vero? Sì. Cosa vi fa pensare che Scott entri in questa faccenda? Ah, sto solo cercando di orientarmi. Non c'è altro. Capitano, perché non mi chiedete del fatto della banca? Ah, già. Dottor Nelson, voi avrete saputo del furto nell'agenzia della banca. Mm-hmm. C'è però qualche particolare che non abbiamo rivelato alla stampa. Forse voi potete aiutarci. Cercherò. Voi siete un tecnico. Sapreste dirci come è umanamente possibile che un semplice pezzo di carta, un biglietto da $1,000, resti incorporato in una parete d'acciaio dello spessore di 20 centimetri? Te l'ho già detto. Impossibile. Ti prego. Devi venire. Scott, di questa tua invenzione dovresti parlarne con qualcuno. No. Ti conviene avere un aiuto? No. Dopo tutto una scoperta come ho questa... Ho detto no! Non prendertela. Scusami. Ti prego di venire con me. Per favore. Ti comprerò ciò che vuoi e avrai ogni soddisfazione. Ti prego. Se non vuoi sposarmi, va bene, non ti obbligherò. Farò tutto ciò che vuoi. Essere andato. Se ritorna, non lo fare avvicinare. Sta a sentire, fa come ti dico. Vestiti. Sarò lì fra 5 minuti, andremo insieme alla polizia.
Vorrei parlare al capitano Rogers. A che proposito? Questo. Un momento. Senti, Tony, perché non proviamo a trovarlo da noi e convincerlo a costituirsi? Ha già ucciso due persone ed è venuto da te, Stan. Gli daranno la caccia come a un animale. È peggio di un incubo. Datemi una birra. Vuoi compagnia? Sì. Che cosa bevi? Di solito bevo quello che costa di più. Ok. Spumante. È buono. Quindi, tutte le volte che Scott tenta qualcosa, consuma mesi e magari anche anni di energia in un solo secondo. In tal caso dovrebbe essere vecchio e decrepito. È esatto. Ma non lo è. Quindi, secondo me, ha trovato il modo di rinnovare le sue energie evitando di invecchiare. You're trying to tell me that your brother can get energy, time from other people? Per questo il povero Brian è morto di vecchiaia. E come si fa ad acciuffarlo? Beh, non è in questo stato quadrimensionale tutto il tempo. Bisogna prenderlo quando è normale. Oppure tentare di convincerlo a costituirsi. Già. Cattura immediata del dottor Scott Nelson. Non correte rischi. Se reagisce, sparateli addosso. Quell'uomo è un mostro. Che cos'hai? Sei stanco? Ti sembro vecchio? Tu? No. Dovresti vedere certe mummie che capitano dentro quel lercio locale. Il mese prossimo. Tu? No. Baciami. Non dovresti neanche chiederle certe cose. Oh no! Oh, oh, mi sento male. Non correte rischi. Altri quattro. I don't understand why all these killings. Just the effectiveness is diminishing and he's got to kill more people to keep himself alive. Look, Nelson, I don't know either. I only know I got to stop him. Non lo so neanch'io, se volete. Capitano? Sì? Lo hanno individuato all'angolo di via Edam. Andiamo. Alle parole di questo isolato sono...
per acciuffarlo due volte, ma ogni volta c'è sfuggito passando attraverso un mutro edificio. Eccolo là! L'edificio, e fate sgombrare la gente! Il palazzo è isolato. Ci sono uomini anche lassù. Bene. Gun strong enough. A man in the fourth dimension is indestructible. Linda è in casa. Come conosci il mio nome? Io non ti conosco. Davvero? Va a giocare. Hai fame? Mamma dà sempre da mangiare ai mendicanti. Vai a casa, Marjorie. Ti prego, corri subito a casa. Senti, perché non vieni a giocare con noi? Marjorie, sii brava e fa quello che ti ho detto. Vieni a giocare. Non ci vorrà molto. Vieni. Va bene, Marjorie. Va bene. Dobbiamo avere qualche notizia. Dobbiamo avere qualche notizia. Ma siamo perché si mettono i nostri. Dobbiamo insistere. Ma lei non capisce. Ma cosa faccio per avere qualche cosa? Qualcosa particolare. Eppure qualcuno deve darci qualche notizia da pubblicare. Roy, l'hai trovato? Non ancora. Bisogna prenderlo quando è normale. Se non riusciamo a trovarlo, dovrò mettermi a costruire un altro campo di forza a memoria. E chissà poi se funzionerà. Che cosa mi rispondi adesso? Dobbiamo vedere. Se conoscono il suo segreto, dovrebbero trovare il modo di fermarlo. Certo, se hanno accertato come... Supponete che qualcuno lo sa. Vedrete da voi che ne valeva la pena. Ci fareste un articolo? Altro che, e ce lo chiedete? Di che si tratta? Dico, dottore, dite. E vi aspettate da questo. Sentite, non è un mago. Non può volare, non è invisibile. È vero e solido come voi e me. L'unica cosa è che può attraversare i muri, e io no. If I can get this thing to work, I can go anywhere he can go. If I can run as fast as he can run, if I can outguess him, I'm going to stay right with him. Sooner or later, he's bound to want something he can't have when he's in 4D. The moment he changes back, I'll... Oh. It has to be done. But not by you. Yes, by me! You're wrong, Tony. Look! Every hour there are more people being killed by my brother because of something that I made. He has got to be destroyed. I've got to stop him. Tony. Che c'è?
qualcuno ha soffiato i vostri progetti ai giornalisti. E chi è stato? Roy Parker. Parker! Parker! Dove è andato? Credo sia tardi per lui ormai. Bisogna finire quella cosa prima che vostro fratello tenti di fermarvi. È quello che sto cercando di fare. Ah, avverto il personale di vigilanza. Sì. Mi terrò informato. Ricordati, non cercare di fermarlo. Non ci penso neanche. Bisogna aumentare la potenza. Se solo potessimo trovare quell'altro. Dai, avanti, forza. Ci vorrà almeno un'altra mezz'ora. Chi era? Ah, un tecnico del laboratorio, Roy Parker. Capitano Rogers. Sì? È qui. Ha ucciso Parker. Dove? Tenetemi informato. Dammi la centrale elettrica. Dov'è ora? Si avvicina alla rete metallica. State pronti. Vi dirò io quando. Forse con l'alta tensione. Neanche solleticato. È chiaro che vuole prendere l'apparecchio. Bisognerebbe arrivarci prima di lui. Seguite tutti i suoi movimenti. Si sta dirigendo verso il reattore numero 3. Andiamo. Forse ha nascosto lì l'apparecchio. Guardate! Dobbiamo andarcene da qui. Ha tentato di uccidermi. Tony ha tentato di uccidermi. Ma non voleva farlo. Ci proverà ancora. Scott, non puoi smetterla di uccidere. Io potrei. Vuoi essere ricordato come un inventore o un assassino? Promettessi di smetterla. Lo fareste sul serio? A te che cosa importerebbe? Verresti con me? Io... No. Linda, ho bisogno di te. Ho bisogno di averti vicina. Ho bisogno di baciarti. Thank you.
Allora, perché l'hai fatto? Non sai che sono indistruttibile. Sono il padrone della materia. Sono il padrone della materia! Vedi? Non mi hai fatto male. Niente può distruggermi. Guarda, Linda, io posso sfondare pareti di piombo, attraversare muri, nell'acciaio, nel cemento. Sono un ostacolo per me. Colpiscimi, guarda se ti riesce. Nulla può fermarmi, io sono eterno. Acciaio, piombo, cemento, niente. Niente mi arresterà!